civica d'arte moderna di Torino abbiamo con vero piacere contribuito a questo progetto scientifico, perché naturalmente Antonio Fontanesi è un artista che ha vissuto poi per larga parte della sua vita a Torino e dunque lo sentiamo anche un po' nostro. Chiedeva Elisabetta, ma Antonio Fontanesi con gli impressionisti, allora siccome gli impressionisti costituiscono un punto fermo, una stella polare in cui tutti più o meno si riconoscono, vale la pena chiarire questa posizione dicendo che Antonio Fontanesi è non solo in contatto, ma ha un rapporto di stima e di profonda condivisione di ideali e di ricerca, non con gli impressionisti, ma con chi fu il maestro degli impressionisti, perché noi ci muoviamo con alcuni decenni d'anticipo. Non dimentichiamo, prima mostra degli impressionisti, Parigi 1874. Noi qui parliamo di una ricerca che inizia, le prime opere le vedremo, 1855. Il grande maestro è Corot. Quando noi diciamo Corot, Daubigny, Troyon, che sono artisti che non appartengono all'universo che tutti conoscono, parliamo con degli artisti fondamentali per opere francesi. Se visitiamo il Musée d'Orsay, le prime sale sono tutte dedicate a questi grandi maestri. Nel 1901 a Venezia succede un piccolo miracolo, che è questo. I francesi decidono di presentare nel loro padiglione, accanto ad alcune opere degli artisti contemporanei francesi, alcune opere del grande Camille Corot. Gli italiani, e in particolare quello che è il comitato che si muove intorno alla grande esposizione internazionale di Venezia, decidono che bisogna trovare un italiano in grado di rivaleggiare con quel grande maestro francese. Questa sarà l'occasione insperata, perché questo grande maestro, che era appunto offuscato nella memoria, ritorni grande, perché come leggiamo nei documenti, e questo le ricerche che abbiamo condotto agli archivi della Biennale ce lo hanno dimostrato, si legge: l'unico italiano in grado di rivaleggiare con quel grande francese è Antonio Fontanesi.